Liga, il Real Madrid ritrova Bale e scopre Borja Mayoral. Nella prima curva a gomito della sua stagione, il Real Madrid di Zinedine Zidane rialza la testa alla Noeta contro la Real Sociedad, nel posticipo domenicale della quarta giornata di Liga. Vittoria fondamentale, per 1-3 a San Sebastián, quella del congiunto merengue, giunta grazie ai gol del giovane attaccante canterano Borja Mayoral, rete da rapace d'area e autogol procurato di Diego Llorente, e di Gareth Bale. Nel mezzo, il pari, nel primo tempo, di Kevin Rodriguez, terzino sinistro andato poi anche vicino al raddoppio con la stessa giocata, un mancino volante che ha fatto tremare la traversa di Keylor Navas. Con questo successo la Casa Blanca sale a 8 punti in classifica, rimediando solo parzialmente ai due pareggi casalinghi contro Valencia e Levante, rimanendo a 4 lunghezze di distanza dal Barcellona, ora capolista solitaria. È stato ancora una volta un Real d'emergenza quello della Noeta, orfano di titolari come Marcelo, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, out anche Mateo Kovacic. In assenza del centravanti francese, Zinedine Zidane si è giocato la carta Borja Mayoral, giovane attaccante canterano, supportato sugli esterni da Marco Asensio e Gareth Bale, in una sorta di 4-1-4-1 in cui Isco e Luka Modric sono stati liberi di svariare su tutto il fronte del centrocampo. Casemiro confermato davanti alla difesa, volante a protezione di Carvajal, del redivivo Rafael Varane, del capitano Sergio Ramos e del francesino Theo Hernandez. Dall'altra parte Eusebio Sacristán ha risposto con una formazione quasi a specchio, con Odriozola e Kevin Rodriguez sugli esterni, e Lustondo e Diego Llorente centrali difensivi, Illarramendi e Zurtuzza in mediana, con la sorpresa Sergio Canales, altro ex della sfida, sull'ut destro. A completare lo schieramento offensivo, Xabi Prieto, Adnan Januzza e William Osei. Il piglio del Real è stato quello dei giorni migliori, come testimoniato da un paio di sgroppate di Carvajal sull'ut di destra e da altrettanti tiri da fuori di Modric e Asensio. Ma per sbloccare la sfida della Noeta è stato necessario un colpo da bomber di Borja Mayoral, a segno sugli sviluppi di calcio piazzato, dopo che Sergio Ramos si stava inventando un'altra rovesciata vincente dopo quella realizzata in Champions League contro l'Apoel Nicosia. Un Real a trazione anteriore, con Bale esterno destro ma libero di accentrarsi, Asensio e Isco estremamente immobili e Modric solito facitore di gioco. Schieramento forse fin troppo offensivo, che ha concesso alla Real Sociedad di avere sempre le sue chances, soprattutto una volta compreso che era sugli esterni che si poteva e doveva sfondare. Alvaro Odriozola contro Theo Hernandez. Proprio sulla banda de Rescia si è mosso benissimo il giovane Alvaro Odriozola, in estate oggetto del desiderio di Zidane come vice Carvajal. L'under 21 spagnolo ha impressionato per corsa e facilità di calcio, come nel caso del cross risultato buono per la volée mancina dell'altro esterno difensivo, Kevin Rodriguez, arrivato a fionda a chiudere sul secondo palo. Un gran gol, che ha acceso ulteriormente la partita, messo all'angolo il Real, a un passo da un altro scivolone su un'azione fotocopia, ma in grado di riportarsi in vantaggio sul capovolgimento di fronte successivo. Una giocata di astuzia e forza, sospetto contatto con Llorente, di Borja Mayoral e valsa al canterano blanco una ripartenza letale, chiusa proprio da Llorente nella propria porta, nel disperato tentativo di anticipare un Asensio che già pregustava il sigillo personale.
Real cinico e spietato, dunque, ma non solo, le rotazioni di Zidane continuano a dare frutti, perché non solo Mayoral, ma anche Theo Hernandez, in campo per lo squalificato Marcelo, ha fatto meglio rispetto alla sfida con il Levante, e perché Gareth Bale è parso sulla buona strada per tornare in grandi condizioni di forma. Il gallese ha infatti stampato un'accelerazione strepitosa nel secondo tempo, bruciato Kevin Rodriguez, su lancio al millimetro disco, per chiudere i conti con un tocco morbido che non ha lasciato scampo a Rulli. Il recupero di Bale ad alti livelli sarà la miglior notizia per Zidane, se confermato anche nel prossimo ciclo di partite. A cominciare dal turno infrasettimanale, in cui il Real ospiterà il Betis Siviglia, rientrerà Cristiano Ronaldo, non Marcelo, da valutare le condizioni di Theo Hernandez, uscito malconcio per un problema alla spalla, in dubbio cross. Potrebbe esserci dunque spazio per i vari Marcos Llorente e Dani Ceballos a centrocampo, Nako in difesa, e Lucas Vázquez in avanti. Perché, nonostante il successo di ieri, il Madrid non può permettersi di perdere altro terreno.